Eccoci. Va bene, buongiorno a tutti. Ringrazio tutti per la presenza, ringrazio anche la stampa per la pazienza. E sono onorato oggi di essere qui a rappresentare la sezione di Nocera e soprattutto sono onorato di poter assieme a voi fare questa iniziativa per presentare la campagna tesseramenti del Partito Socialista per il 2019, la nuova campagna, quindi la presentazione della nuova tessera. E sono onorato del fatto che partiamo in Campania, in Regione Campania, con la campagna tesseramenti, partiamo da Nocera e lo facciamo nel migliore dei modi. Vorrei raccontarvi un po' l'esperienza che ho vissuto in questi due mesi, da quando abbiamo cominciato questo percorso di avvicinamento della Federazione Provinciale di Salerno alla sezione di Nocera, con questa fase di commissariamento, chiamiamolo così, e che ha portato ad analizzare e a veicolare l'idea della sezione di Nocera e tutto quello che si era cominciato a costruire in questo periodo. Noi partiamo da raccogliere quello che è stato il percorso di due anni a questa parte della città di Nocera, una sezione e un partito che in qualche modo hanno ricevuto uno schiaffo e che il partito che ha cominciato poi a cercare di organizzarsi, di organizzare le migliori risorse, a organizzare le persone e i contenuti da portare avanti per la città di Nocera. Quindi raccolgo una sezione dove sono presenti storici amministratori, storici iscritti, storici militanti. Vorrei ricordare che la città di Nocera rappresenta uno dei cuori pulsanti della comunità socialista che negli anni storicamente si è consolidata nell'area, e ovviamente l'attualità ci dice che la sezione di Nocera ha una posizione, lo voglio ribadire, di contrarietà verso questa amministrazione per una serie di motivazioni. Bene, quando siamo partiti con questo percorso avevamo davanti la sfida delle europee, quindi abbiamo lavorato a cercare di organizzare le risorse per chiedere il consenso. Abbiamo avuto un risultato straordinario, a mio dire, nella città di Nocera, perché il risultato di Nocera sulla nostra candidata socialista in Via Europa è un risultato eccellente all'interno della provincia di Salerno. Quindi di questo ringrazio tutti i compagni che ci hanno supportato in questa tornata elettorale e che hanno dato un grosso contributo, e i risultati si vedono. D'altronde poi abbiamo in qualche modo cominciato a ragionare su dei temi da mettere in campo. Io sono convinto che le sezioni cittadine del partito debbano, all'interno dell'ambito in cui fanno la loro attività, essere presenti sul territorio e essere presenti con iniziative che vanno sui temi. Di temi ne abbiamo discusso, io soprattutto anche in quest'ultimo periodo, penso alle politiche sociali, alla mobilità sostenibile, tutto quello che gli iscritti di Nocera vogliono mettere in campo per connotare una sezione cittadina e un percorso che dovrà da qui ai prossimi anni andare oltre quello che è accaduto e andare oltre gli steccati della semplice politica attiva, ma anche di quelle che sono le esigenze dei quartieri. Vorrei fare un ultimo passaggio anche sul rapporto di cui tanto si discute fra il Partito Socialista e l'amministrazione Torquato. Io ovviamente parlo per quella dell'esperienza del commissariamento. Io in questi giorni ho letto e ho visto delle interviste anche del sindaco, si fa riferimento a degli incontri, si fa riferimento a una trattativa che in realtà non c'è e non esiste. Noi non abbiamo avuto alcuna richiesta ufficiale di incontro con l'amministrazione comunale per ragionare di qualsiasi cosa di cui si possa discutere in queste fasi. E ovviamente ascoltare il sindaco che in un'intervista dice condizioni capestro poste, non ne abbiamo poste. Abbiamo lavorato sui temi, abbiamo lavorato sugli iscritti, abbiamo lavorato per attirare nuovi iscritti e lo dobbiamo fare con la politica attiva, abbiamo lavorato per cercare di far ritornare nel partito chi vuole e chi vorrà
dare una mano a questo partito, chi chiede, crede in, e crede e crederà di farlo in un progetto che da qui agli anni a venire dovrà maturare per la città di Piacenza. Quindi io in conclusione direi pure che questa esperienza di, diciamo, di commissariamento che mi ha visto impegnato assieme a voi, per me, voglio dire, può anche essere in qualche modo conclusa, perché abbiamo, come dire, tratto le fila di un discorso, abbiamo, come dire, radunato attorno a un progetto gli iscritti, quindi significa che io, come, diciamo, da esterno alla città di Nocera, ma orgoglioso di aver fatto parte di questa squadra, dico che secondo me la città di Nocera può autonomamente, con i riferimenti cittadini, con i militanti cittadini, andare avanti e costruire il percorso che loro stesso hanno, diciamo, messo in campo e hanno, diciamo, anche pubblicamente espresso per la città di Nocera. Quindi ringrazio il segretario provinciale Silvano Del Duca che mi ha dato una fiducia per poter ricoprire questo ruolo e mi auguro che con l'apporto di tutti si possano mettere in campo quei progetti e quelle idee che fino ad oggi abbiamo cominciato a mettere in campo e abbiamo cominciato a snocciolare nei vari incontri cittadini. Ovviamente col contributo della federazione provinciale sicuramente riusciremo a costruire per Nocera e per l'agro un futuro migliore per il Partito Socialista. Grazie. Questa emozione che prendo la parola stamattina di fronte a tanti compagni, a tanti amici, a tante amiche che ho conosciuto e col quale abbiamo fatto un percorso politico insieme. Lo dicevo qualche giorno fa quando ci siamo incontrati, io nei confronti di questo partito ho un debito che credo che stamattina posso saldare col lavoro che mi aspetterà nei prossimi giorni, nelle prossime settimane potremo saldare. È una scelta di cuore sicuramente per le motivazioni che dirò, ma è anche una scelta per ragioni politiche. Io ricordo benissimo quando nel 2012 aprì la mia campagna elettorale come candidato a sindaco e molti dei presenti di oggi erano presenti anche allora. Io l'ho rivisto qualche giorno fa nei ricordi di Facebook, questo sistema a volte balordo che ormai invade la nostra vita privata, politica, professionale. Nei ricordi mi è venuto fuori quel pezzo di apertura della campagna elettorale. Io quella sera dissi ho un rammarico dettato da un sentimento, che è quello di non avere a fianco a me nella mia collezione la lista del Partito Socialista Italiano. Io credo che quel rammarico stamattina si sia sanato, c'erano motivazioni politiche che io avevo perfettamente compreso, io credo che quel rammarico, questa ferita sia sanata stamattina e sia foriera di progetti e elaborazioni politiche. Ho il piacere di rincontrare amici con i quali ho iniziato l'attività politica, io ho iniziato l'attività politica qua nel Partito Socialista, saluto Laura, saluto Prisco, col quale abbiamo condiviso un percorso qui a Nocera Inferiore. Ho il piacere di ritrovare chi ha iniziato l'attività politica con me e vedo Giancarlo Pagliuca, al quale ci ha sempre legato un rapporto personale, al di là delle scelte politiche, condivise. E un po' devo dire che Prisco e Giancarlo sono stati i motori di questo ritorno in casa madre, un in modi e in tempi diversi, ognuno col proprio carattere, ognuno con le proprie capacità, ognuno anche con le proprie debolezze. Però se non ci fosse stata la spinta di Giancarlo e di Prisco e l'accoglienza dei vari compagni, probabilmente questa storia non si poteva realizzare. Ragioni di cuore sono il rapporto che mi lega a Enzo, una vita, il rapporto che vedo Rosalba, ma c'è, ritengo presente Peppe Fattorusso che stamattina mi ha fatto un messaggio che ho fatto leggere a Silvano particolare, Geppino Chirico, cioè persone con le quali abbiamo creato Rosalba il coordinamento dell'Agro Nocerino Sarnese. Stare qui fisicamente o virtualmente, stare qua significa che quel lavoro non si è disperso e che c'è ancora un rapporto politico e personale che va cementato e va corroborato in queste settimane. Con Enzo il rapporto non si è mai interrotto. Enzo era un ragazzo quando cominciammo le battaglie per un'altra storia nel Partito Socialista. Siamo discoli, Enzo, ma perché siamo liberi e quindi la nostra libertà ci porta a essere discoli, ad essere coerenti, ad andare fino in fondo nelle cose
di cui siamo convinti. E con Enzo creammo quell'associazione Socialisti e Democratici, un'esperienza fantastica. Con Enzo ci siamo candidati alle politiche nel Partito Socialista quando nessuno ce lo diceva di fare, con leader Boselli. Con Enzo ci siamo candidati al Senato nella rosa nel pugno, che ritengo quella una stagione politica forse fra le più interessanti di quelle che abbiamo vissuto in prima persona. Con Massimiliano ci conosciamo da poco, però ho apprezzato le capacità politiche, l'umanità, il senso di dedizione che Enzo ha infuso a tutti gli amici e compagni con i quali ha condiviso questo ultimo percorso che l'hanno portato brillantemente all'elezione di segretario nazionale. E ritrovo Silvano Del Duca, che era il ragazzino della nostra esperienza e che ora da qualche giorno è neopapà. Come passa il tempo, come passa il tempo. Per fortuna per voi non passa in vano, perché avete raggiunto vette, livelli e ruoli importanti per voi. Le ragioni del cuore sono queste, e quindi veramente sono commosso e emozionato di aver portato insieme a me, riportato nel Partito Socialista, figure storiche e giovani. Antonio Stile, che è stato un compagno, un amico più che un compagno, perché non è mai stato socialista, che però ha voluto seguire questa esperienza. Peppe Avellino, Salvatore Soriente, Gerardo Scarpa, Enzo Daniele, vedo Franco Caso, che non ha mancato quando sente il profumo di garofano. Non c'è il garofano, ma quando sente il profumo dei socialisti, i socialisti stamattina è passato a salutarci Pasquale Barba, Giovanni Grimaldi. Cioè ci sono entusiasmi, esperienze che vogliono e che sperano, quando li chiami, speriamo di rifarlo forte il Partito Socialista a Nocera e nell'Agro Nocerino Sernese in provincia di Salerno. Enzo lo sta facendo forte a livello nazionale, con le caratteristiche che lo contraddistinguono, per le ragioni della politica. Un partito autonomo, che non ascolta le sirene del potere né a Salerno, né a Nocera, né in Regione Campania. Con schiena dritta e con lealtà da uomini liberi, che non si vendono per incarichi promessi, assessoriali o di altro genere. Le sirene in questi giorni, quanti ne abbiamo lette sui giornali e sui social, quante indiscrezioni venivano fuori da situazioni che dovevano maturare. Noi con molta serenità abbiamo aspettato il momento della verità. Il momento della verità è stato il ragionamento che ha fatto Massimiliano, il ragionamento che ha fatto Silvano, il ragionamento che farà chiaramente con più competenza, parlando di temi nazionali, Enzo Maraio. Il partito autonomo, che è fermo nel centro-sinistra, ma capace di non essere ruota di scorta di chi voglia avere la leadership di una coalizione, che deve essere una coalizione plurale, con pari dignità, se veramente a livello nazionale, a scendere giù, vogliamo essere di argine a questo governo populista e demagogico. Che Enzo non lo possiamo solo liquidare perché è un governo demagogico e populista, perché purtroppo è il governo che oggi è nel popolo italiano, è nella maggioranza del popolo italiano. E sinceramente il fatto che alcuni del PD vanno sulla nave, sulla Sea-Watch, non è un'immagine che a me è piaciuta. Credo che la sinistra, il centro-sinistra, il Partito Socialista e il Partito Democratico, parliamo a casa, debba alzare il livello della politica con temi chiari e netti che sappiano colpire il sentimento popolare. Lo deve fare a livello nazionale, lo dobbiamo fare nel nostro piccolo anche a livello locale. Nocera lo diceva nell'intervista, insomma, la politica è assopita, il dibattito politico non c'è, si parla di uomini, si parla di persone. E tutto il dibattito è politico se sei pro o contro il governatore della Campania. Anche il dibattito che sentiamo nei consigli comunali, e saluto il consigliere comunale Umberto Iannotti, che deve assistere a dibattiti sterili in consiglio comunale, dove il sindaco chiede scusa per la tipologia del dibattito, addirittura come l'ultima volta si è dovuto interrompere il consiglio comunale per motivi pare di ordine pubblico. Nocera non merita questo. E allora io ho voluto raccogliere non solo l'invito dei compagni socialisti, ma l'invito anche di altri amici che non sono socialisti, vedo gli amici presenti qua e che chi guardo capisce, di aprire un dibattito, di aprire un ragionamento politico come Nocera era abituato, alzare il livello della discussione. Lo possiamo fare noi socialisti, credo che ne abbiamo le carte in regola, lo possiamo fare con dignità, a schiena dritta e sapendo che siamo capaci di alzare il livello della e non siamo in vendita rispetto probabilmente a altri soggetti. Questo noi dobbiamo mettere in campo senza
pregiudizi, e quando dico pregiudizi io dico senza giudizi preventivi. Io voglio ringraziare per la capacità di avere avuto la barra dritta rispetto a una linea politica che certe volte è discossa dagli effetti personali o dai rapporti personali. Massimo Torri e Laura Viglia sono stati assessori di questa giunta Torquato nella prima consiliatura. Massimo è stato, scusate, non dico l'inventore, ma quello più vicino a Torquato. Non ha disconosciuto i rapporti personali, ma la politica ha altre regole, ha altre regole. Noi dobbiamo, probabilmente se era il partito, anzi sicuramente non era su questa linea politica, questo matrimonio per ragioni politiche non sentimentali non si poteva fare. Noi siamo sulla stessa lunghezza d'onda, politica e chiaramente rapporti di cuore che non si sono mai interrotti. Su questo noi dobbiamo continuare, spiegando alla città e agli amici del PD, aprendo un dibattito, che cosa volete di questa città, dove vogliamo arrivare, che cosa volete, sento dire 2 mesi, 6 mesi, 2 anni e mezzo, no, noi dobbiamo fare una battaglia regionale, sulla quale il Partito Socialista Nocera e Nell'Agro deve saper dire la sua. Noi dobbiamo metterci la faccia, io sono abituato a metterci la faccia e anche stavolta so che è rischioso, purtroppo so che ci aspetta un lavoro enorme, lo dobbiamo fare perché l'Onocera e la politica la merita. E su questo io sono convinto che con la guida di Enzo, che a livello nazionale sta facendo la stessa cosa, l'esperienza europea rispetto ad altri che hanno iniziato una presenza politica a sinistra, alternativa al PD, alle politiche ultime, alla fine hanno messo candidati nelle liste del PD. Anche Enzo è stato tentato di dire trova la strada più semplice, dacci 2 o 3 candidati, li mettiamo nella lista del PD, che aveva anche il simbolo del Partito Socialista Europeo. Enzo, io l'ho letta la sua mozione, la sposo totalmente, anche per questo ho piacere di accompagnare questo percorso, dopo tanto tempo anche politicamente. Enzo ha dimostrato coerenza, lealtà e soprattutto la capacità di dire voglio rischiare. Il Partito Socialista non è in vendita, il Partito Socialista è autonomo, il Partito Socialista vuole dire la sua con i suoi uomini, le sue donne, i suoi giovani, i suoi iscritti, i suoi affezionati, le persone che ci guardano con curiosità, per dire questa regione, questa nazione, questa provincia ha bisogno del Partito Socialista. E quindi continuiamo la battaglia, diamo forza al nostro segretario nazionale anche a livello nazionale, perché sta facendo un lavoro immane che gli ruba tempo e veramente oltretutto conosciamo il lavoratore che è Enzo. Però credo che questo lavoro, se supportato dalla base, da tutti noi, può sicuramente, ne sono convinto, avere risultati immediati e anche isperati rispetto a quello che qualcuno immagina. Io sono convinto che anche in Regione Campania e a Nocera Inferiore e nell'Agro noi, se apriremo un dibattito serio e franco, faremo sì che il Partito Socialista sia determinante nelle scelte politiche di questa città, di questo territorio, di questa provincia e per quello che sarà per le prossime regionali, anche in vista delle prossime regionali. Io sono commosso, sono emozionato e quindi probabilmente non ho reso quello che intendevo dire, ma l'ho fatto col cuore perché questa giornata l'aspettavo da tempo, è arrivata e grazie a tutti. Grazie a te.